Questa volta non attacca e non ha anatemi da lanciare. Dal suo blog piuttosto Grillo si difende. Sono giorni che viene accusato di ducismo, di scarsa democrazia interna. Perfino Berlusconi l'ha liquidato come uno straordinario attore comico che continua a fare il suo mestiere. Lui la prende larga, declina i diversi modi di intendere il concetto di democrazia. Quella dei nominati, quella utilizzata come il sale per camuffare il sapore disgustoso di certe pietanze, e nel nome della democrazia indica una strada. Alle prossime elezioni politiche i candidati del Movimento 5 Stelle saranno scelti online. Il programma discusso e completato attraverso una piattaforma in rete all'insegna della trasparenza. Non cita mai Grillo il più fiero avversario degli ultimi tempi, il consigliere regionale ribelle Giovanni Favia, ma è evidente che il messaggio è tutto a beneficio interno. E così proprio Favia definisce salutare il dibattito tra grillini provocato dal suo celebre fuori onda su una gestione quasi dispotica del movimento e sul ruolo del guru Casaleggio. Poi però si spinge più in là, chiede di ragionare subito su come lavorare con la base e avanza una proposta, quasi fosse un test di democrazia: votiamo sul reintegro di Tavolazzi. L'epurato Tavolazzi, il consigliere comunale ferrarese cacciato dal Movimento 5 Stelle qualche mese fa, il primo a puntare il dito contro il deficit di democrazia interna, alle aperture di Grillo riserva parole taglienti, eppur si muove, soprattutto se spingi.